Io ringrazio Maso per le sue belle parole, ringrazio tutti voi per questa bellissima manifestazione, che è una prima risposta unitaria alle sanguinose azioni terroristiche che si sono svolte in questi giorni a Parigi, compiute da comandi jihadisti contro il settimanale Charlie Hebdo e contro, non dimentichiamolo, proprio ieri, il Kosher Market di Parigi, che ha provocato la morte di altre 4 persone. Questi attacchi terroristici hanno colpito il cuore dell'Europa, il mondo intero, e un simbolo fondamentale della nostra democrazia, un giornale, la libertà di stampa, che è fondamentale per tutti noi. Ma un ulteriore gravissimo motivo di preoccupazione è la caratterizzazione antisemita di queste azioni. È stato preso come bersaglio un negozio che vendeva prodotti ebraici. E questo aspetto è da tenere in seria considerazione, alla luce dei sempre più frequenti rigurgiti antisemiti e attacchi alle comunità ebraiche europee, come quello avvenuto nel maggio dell'anno scorso a Bruxelles, al Museo Ebraico di Bruxelles, che ha provocato la morte di 4 persone. È un segnale allarmante, dal momento che per la prima volta dal dopoguerra a Parigi le sinagoghe della città sono rimaste chiuse nel giorno del sabato ebraico, e questo è un segnale che deve allarmare tutti. Ma io voglio aggiungere un'altra considerazione: proprio nei giorni in cui c'erano gli attacchi a Parigi è seguito in Nigeria un vero e proprio massacro, con la distruzione di 16 villaggi, con l'uccisione di 2.000 persone da parte dei jihadisti di Borgo Haram. E questo è un altro gravissimo episodio che forse i media hanno un pochettino dimenticato e messo in secondo ordine. E non è certamente un buon segnale quello che si è verificato l'altro giorno nell'aula di Montecitorio, un'aula semivuota, semideserta, quando si parlava proprio dei gravi fatti avvenuti a Parigi. Contro questi attentati alla convivenza civile è necessario sviluppare la più ampia mobilitazione delle forze che si richiamano ai valori della democrazia, per i quali i partigiani hanno combattuto e liberato il paese, non solo l'Italia, ma i partigiani europei hanno liberato l'Europa dal nazifascismo, distinguendo i numerosissimi cittadini musulmani che professano la propria fede dai terroristi. E questo è un elemento che deve essere fermamente ribadito da tutti noi. Ed è pertanto da condannare la proposta provocatoria di Marine Le Pen di indire un referendum tra i cittadini francesi sulla pena di morte, o le derive xenofobe e razziste della Lega di Matteo Salvini. Milano, antifascista, democratica e multietnica, respinge con forza questa deriva xenofoba e razzista. Il nostro sarà un no fermo, è un no fermo. Il nostro faro, lo ricordo, deve essere la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, che riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di etnia e di religione. Questa deve essere la nostra guida e il nostro faro per il cammino verso la pace e verso la democrazia. Grazie a tutti.